Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Decreto rilancio, Mattarella ha firmato, il governo chiude il testo una settimana dopo il via libera. Gualtieri dice bonus autonomi in 2 o 3 giorni. Quasi 7 giorni sono serviti all'esecutivo per bollinare la maxi manovra da 40, 55 miliardi con gli aiuti per famiglie e imprese. Il provvedimento è salito a 266 articoli, secondo quanto risultato sono stati aggiunti i fondi per le scuole paritarie. Ora la parola spetta alle Camere. Bonafede, i renziani minacciano di votare la sfiducia e Delrio avverte se passa si apre crisi di governo, non si risolve con una pacca sulla spalla. Di Maio dice l'esecutivo è solido e lo dimostrerà. A meno di 24 ore dalla discussione della mozione al Senato, le forze di maggioranza fanno quadrato attorno al guardasigilli. Il capogruppo PD avverte Italia Viva, Crimi e Boccia dicono sarebbe sfiducia all'intero governo. Malumori anche tra i Dem, dicono, si ricordi però che governa in coalizione. Boschi per 2 ore a Palazzo Chigi. Unione Europea, Conte sente Macron e Merkel, Recovery Fund sia all'altezza della sfida, ha detto Lemaire, avverte Austria, Danimarca, Svezia e Olanda contrarie. Dombrovskis dice ambizione e commissione arrivare a 1.000 miliardi. Il ministro dell'economia francese, promotore della proposta che vale 500 miliardi di euro, avverte trovare un accordo sarà difficile. La sintesi franco-tedesca è già un compromesso fra le richieste del Sud e i veti dei paesi rigoristi, ma mentre a Berlino viene salutato come un grande passo avanti, a Vienna Kurz già anticipa il suo no. Pronti ad aiutare solo con prestiti, ha detto. Ora l'attesa per il 27 maggio, quando arriverà la proposta di Bruxelles. Il vicepresidente dice non solo investimenti, anche riforme. Lavoriamo per anticipare fondi già dal 2020. Coronavirus tornano ad aumentare i morti, 162 in 24 ore, 813 nuovi casi, più della metà in Lombardia, meno di 10.000 ricoverati. Così il numero totale dei casi dall'inizio della pandemia raggiunge quota 226.699 e il trend dei contagi torna a salire allo 0,35%. Sono 65.129 le persone attualmente malate in Italia, 1.424 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 1.798. Carlo Maria Capristo ha arrestato il procuratore capo di Taranto, le accuse sono tentata induzione e truffa è falso. Pressioni per indirizzare indagini dei PM di Trani, altre 4 persone ai domiciliari. Il magistrato si trova ai domiciliari per un'inchiesta della Procura di Potenza, che è competente per i reati compiuti dai PM del capoluogo ionico. Secondo l'accusa, ha cercato di condizionare l'indagine di un pubblico ministero di Trani, dove guidava la Procura prima del suo trasferimento a Taranto. Stesso provvedimento per altre 4 persone, tra cui un poliziotto. Indagato Antonio Di Maio, il successore di Capristo alla guida della Procura di Trani. Notizie da Napoli e dalla Campania. Picchiato dal branco in un parco, chiesto 1 milione di euro di risarcimento danni. In merito all'assurdo e gravissimo episodio di criminalità e bullismo in danno di un minore, fortunatamente non trasformatosi in tragedia, premesso che la responsabilità penale e personale, che comunque i genitori del branco di picchiatori saranno citati in tribunale per rispondere del risarcimento danni calcolato in 1 milione di euro a favore delle vittime, va in ogni caso accertata e valutata anche una responsabilità sociale di questo gravissimo episodio, non il primo ad opera degli stessi teppisti, denuncia Antonella Esposito nella squadra degli avvocati che difendono il minore aggredito con Angelo e Sergio Pisani. Trasporto Napoli dal 21 maggio riapre la funicolare di Mergellina, riaprirà al pubblico a partire da giovedì 21 maggio la funicolare di Mergellina, il servizio nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. Sarà parzialmente attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 14.10, ultima corsa, a copertura della fascia oraria pomeridiana dalle 17 alle 19.30, resta attiva la navetta bus sostitutiva 621 sull'intero percorso. Notizie da Treviso e dal Veneto.
Fase 2 nella Marca, i contributi a pioggia non ci servono, ripartiamo con le idee e i nostri progetti. E Bruno Vianello, presidente della Texa di Monastier, l'azienda di sistema di diagnostica per il mondo dell'autotrasporto, che ha detto questo. Treviso, ripartono i voli all'aeroporto Canova, pronto il calendario Ryanair e Wizz Air. Il primo decollo è il 31 maggio, ma è in forse la compagnia irlandese. Tra giugno e luglio apre Spagna, Irlanda, Inghilterra e Belgio. Le poltrone di Lino Sonego arrivano in 7.000 cinema degli Stati Uniti. L'azienda di Pianzano è tra leader mondiali di poltrone per cinema, auditorium e stadi. Arriverà anche in Qatar per i mondiali di calcio 2022. Rivoluzione al mercato di Castelfranco, scatta la rivolta degli ambulanti, cambiato il posizionamento dei banchi e riaperta la viabilità. Andrea Vettoretti ha detto ora serve un confronto con la categoria. Bar presi d'assalto, Zaia furioso, se continua così chiudo tutto, ha detto centinaia di persone al bar senza mascherina. La rabbia del governatore del Veneto in conferenza stampa, che ha detto ci vuole più rispetto, non si possono vanificare così 2 mesi di sforzi. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Gorizia conto alla rovescia per i centri estivi. A giugno parte il servizio diffuso nel rispetto delle norme anti-Covid. Le famiglie possono già fare domanda sul sito del comune. Cari amici, ho gioito insieme a voi per ogni persona guarita, anche se non la conosco, commenta il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Non ho mai scritto nomi per una questione di rispetto e privacy. Oggi faccio un'eccezione perché la famiglia ha voluto condividere con la comunità la sua malattia fin dall'inizio. E con i suoi familiari abbiamo seguito tutti gli alti e bassi, compresi i momenti drammatici. Credo abbiate capito che sto parlando di Lucilio Turri, il fratello cuoco della nota trattoria di Sant'Andrea. Ho letto un post del fratello Renzo che annuncia la sua guarigione dal Covid-19. È davvero una bellissima notizia perché Lucilio ha vissuto tutte le fasi di questa terribile malattia, compresa l'intubazione in terapia intensiva. Adesso è ancora ricoverato a Trieste, ma a breve sarà trasferito a Udine, alla Gervasutta, per la riabilitazione. Non ha più il virus. Bentornato Lucilio. Villetta colpita da un fulmine a Pagnacco, momenti di paura per la famiglia che si trovava in casa, importanti danni all'abitazione. Il maltempo con precipitazioni abbondanti e temporali diffusi ha causato nel pomeriggio a Modoletto di Pagnacco importanti danni a un'abitazione singola e appunto in via Modoletto. Un fulmine intorno alle 17 ha colpito il tetto per poi penetrare all'interno causando danni lungo le linee di distribuzione della corrente. Danneggiato anche il solaio della cucina. In quel momento la famiglia che abita nella villetta era in casa. Tanta paura, immediata la chiamata al numero unico di emergenza, il 112. Cade dalla torretta grave un cacciatore goriziano. Incidente in comune di Doberdò del Lago. Un 81enne ha fatto un volo di 7 metri riportando diversi traumi. Stava facendo pulizia e piccole sistemazioni sulla torretta di avvistamento collocata nei pressi della strada sopra l'abitato di Giamiano in comune di Doberò del Lago quando una transenna ha ceduto facendolo precipitare al suolo. Il cacciatore, come dicevamo, di 81 anni di Turriaco, ha fatto un volo di 7 metri impattando al suolo e riportando traumi gravi. È stato lui stesso ad avvisare gli amici chiamandoli con il cellulare e questi hanno provveduto ad allertare il 112. Sul posto è arrivato l'elisoccorso sanitario regionale e pochi minuti dopo anche le squadre di terra della stazione del soccorso alpino di Trieste con 8 tecnici. Accoltellò un 17enne friulano a Trieste condannato a 6 anni. Sentenza con rito abbreviato per il 19enne kosovaro autore dell'aggressione alla vigilia della Barcolana. Sentenza con rito abbreviato appunto per l'aggressione avvenuta alla vigilia della Barcolana il 12 ottobre 2019 sulla Scala dei Giganti a Trieste. Il tribunale ha condannato a 6 anni per tentato omicidio il 19enne kosovaro che aveva ferito gravemente con 2 coltellate un 17enne di Cervignano che stava casualmente passando nella zona. Maxi sequestro di mascherine cinesi a Portogruaro, trovati 30.000 dispositivi di protezione individuale, non a norma 30.000 giocattoli e 1.550 dispositivi elettronici per telefonia con marchio contraffatto.
Quindi questo maxi sequestro della Guardia di Finanza di Portogruaro, che nel corso di un controllo eseguito da una pattuglia del reparto ha scoperto un carico di mascherine fuori norma. A bordo di un furgoncino le Fiamme Gialle hanno trovato degli scatoloni contenenti 30.000 mascherine. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.